Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport, ennesima giornata cruciale per il futuro del Bari. Alle 16.30 probabilmente a Roma il Consiglio di Amministrazione si dovrà esprimere sulle modalità di pagamento per quanto riguarda l'aumento di capitale e la ricapitalizzazione effettuata dal Presidente Cosmo Giancaspro. Allora, quando si tratta di parlare di numeri, di questioni comunque societarie anche complesse, ne parliamo con il commercialista e collaboratore del sito Bari nel Pallone, Peppino Acettura. Buon pomeriggio Peppino. Buon pomeriggio a tutti. Sei pronto, Peppino? Sei pronto anche per cercare, no, di spiegare ai nostri ascoltatori cosa sta accadendo davvero in queste ore. Quindi, di calcio c'è poco e niente. No, di calcio non ne stiamo assolutamente parlando. Il 13, in teoria, la squadra dovrebbe partire per il ritiro, quindi davvero una situazione paradossale. È una situazione molto preoccupante, perché oggi, giustamente hai detto, è l'ennesima e forse l'ultima, sì, data, è il giorno della verità. Esatto, perché non c'è più tempo per pensare, per decidere. Oggi si stabilisce tutto. Perché? Perché il 12, giovedì, la Covisoc deciderà le squadre da iscrivere e saranno iscritte al campionato di Serie B le squadre che avranno dimostrato di avere un capitale sociale interamente versato di almeno 50.000 euro. Al momento attuale il Bari non ha questa caratteristica, perché, ricordiamolo, l'assemblea straordinaria del 15 giugno, sì, se non ricordo male, che qua ci sono stati un accavallamento di date, che occorre un'agenda per dietro a tutte queste cose. Il 15 giugno l'assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento di capitale sociale a 4.600.000, sì. Però di questi 4.600.000, 4.500.000 saranno destinati a pagare debiti, a coprire, impegni, le perdite del club, copertura perdite. Solo 100.000 resteranno per il capitale sociale, ma comunque saranno sufficienti a consentire alla società di avere quella caratteristica che prescrive la Covisoc, e quindi l'iscrizione al campionato di Serie B. Altrimenti, se non si conclude niente entro la mezzanotte del giorno 11, cioè quindi quando il 12 la Covisoc prenderà in esame la documentazione del Bari, la società, in mancanza di un capitale sociale, secondo le norme del codice civile, è sciolta perché al momento attuale il capitale sociale non esiste più, in quanto le perdite sono abbondantemente superiori al capitale sociale che c'era prima. Intanto sì, Peppino, questa mattina l'udienza che aveva, no, come oggetto della contesa anche lo scioglimento della società presentata da Papa Resta, anche in quanto il capitale sociale sarebbe proprio sceso sotto il minimo sindacale, il minimo previsto dalla legge, è stata rinviata al 16 luglio, anche per il pensionamento del giudice relatore, ci è stato riferito, quindi questa è un'altra curiosità, però c'è stato questo rinvio, sì, al 16 luglio. Un'altra combinazione un po' particolare. Comunque, diciamo che c'era da aspettarselo, sì, perché in realtà, con quanto accadrà nel pomeriggio, sì, era giusto che il Tribunale potesse intervenire solo senza scavalcare le decisioni dell'Assemblea. Quindi è opportuno che l'Assemblea, o meglio il Consiglio di Amministrazione, prenda le decisioni necessarie e poi dopo scatterà tutto. Ripeto, come dicevo prima, se la sottoscrizione del capitale materialmente, quindi il versamento materiale, non avviene entro l'11, il giorno 12 la Covisoc non accetterà l'iscrizione, ma il Bari sarà sciolto come società, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione un liquidatore. Se non lo nomina il Consiglio di Amministrazione, toccherà al Collegio Sindacale. Se non lo nomina il Collegio Sindacale, toccherà al Tribunale. Incrociamo le dita e speriamo di non ritrovarci in questa situazione. Una cascata di avvenimenti. Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Cristian. Sì. Un saluto al signor Peppino, che noi ci conosciamo in parrocchia. Comunque ricambio
Ma questa cosa è veramente una telenovela. Speriamo che se ne va in quarta serie, così chiudiamo tutto il libro. No, grazie, grazie. No, io su questo non sono assolutamente d'accordo, no, perché no. Vorrebbe forse significare la morte del calcio a Bari, perché poi risalire dalle serie inferiori non è mai semplice. Quindi no, è importante in questo momento salvaguardare la categoria e il patrimonio. Io direi escludiamolo. Qualche premessa. È un'ipotesi che proprio non mi piace neppure prendere in considerazione. Esatto. Qualche premessa per una risoluzione positiva di questa situazione c'è. Purtroppo parliamo di sentito dire, letto, di notizie, di diciamo voci. Che l'ultimo comunicato stampa non ha fugato neppure i dubbi, ma possiamo anche magari mostrarlo in grafica, questo comunicato stampa emesso dopo il famoso no silenzio della società. Praticamente hanno comunicato, l'FC Bari ha comunicato che entrambi gli azionisti hanno fatto pervenire le rispettive dichiarazioni di esercizio del diritto di opzione unitamente alla relativa documentazione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. Dunque, perfetto, dice tutto e non sintesi, dice niente. In sintesi, sì, anche per spiegarlo. Allora, diciamo che secondo quello che le voci che circolano, perché purtroppo nessuna. Diciamo che c'è la volontà di ricapitalizzare, ma non viene spiegato anche come fare. Esatto. Allora, per quello che si sa, sembrerebbe che il socio di minoranza Paparesta, al quale spetta, in base allo 0,63 del capitale sociale, spettano 28 milioni, 28 mila euro, sì, 28.900, nemmeno 30 mila euro, abbia sottoscritto e versato materialmente questa quota, anche perché sì, tutto sommato è l'unica certezza. Non è una cifra trascendentale. Mentre le ultimissime notizie che sono circolate si riferiscono a quella del presidente, alla dichiarazione del presidente Giancaspro, cioè lui avrebbe, mettiamo sempre il condizionale, avrebbe dichiarato che vorrebbe adempiere alla sottoscrizione con la cessione di un credito. Questo credito. Peppino, ti fermo un secondo, sì, perché abbiamo un ascoltatore in attesa, poi spieghiamo bene questo passaggio, perché è molto importante anche da far capire ai nostri telespettatori. Ascolta. Pronto, chi c'è in linea? Ciao Cristian, sono Daniele. Ciao Daniele, buon pomeriggio. Niente, no, solamente così una riflessione, voglio sapere cosa ne pensa appunto il dottor Accettura. Gli anni dei Matarrese, in particolare i 10 anni di Serie B, dal 2001 al 2009, Vincenzo Matarrese, il presidente, che a tuttora per me è presidente nel cuore, ha sempre ricapitalizzato ogni anno. Ogni anno noi ci siamo sempre messi a ridere per le conferenze stampa di Vincenzo, adesso ne stiamo pagando a conseguenza, dottor Accettura, cosa ne pensa? Certo, è giustissimo, è esattamente questo. Il presidente e la famiglia, con le aziende dell'insieme imprenditoriale di tutta la famiglia, hanno sempre regolarmente adempiuto agli aumenti di capitale per coprire le perdite, perché il Bari, come il 99% di tutte le società di calcio italiane, io lo ripeto sempre, sono destinate a chiudere in perdita perché non hanno la possibilità di fare plusvalenze vendendo a prezzi molto alti i migliori giocatori. Allora la famiglia Matarrese ha sempre provveduto ad aumentare il capitale anno per anno coprendo le perdite. Alla fine, quando non ce l'hanno fatta più, hanno dichiarato a tutti che non era più possibile e si sono tirati indietro. Sì, con quel famoso fallimento pilotato che poi ha portato al salvataggio della squadra. È stata una procedura tutto sommato concordata per arrivare a una soluzione positiva. E allora, Peppino, facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, poi nella seconda parte torniamo su questa cessione di credito che potrebbe proporre Giancastro nel tentativo comunque di salvare il club, così da capire in che direzione si potrebbe in qualche modo andare. Pubblicità, tra poco.
Sport con Peppino Acettura, alle 16.30, lo abbiamo detto molto probabilmente a Roma, il consiglio di amministrazione che deciderà un po' le sorti del club biancorosso. Stavamo parlando, Peppino, delle varie ipotesi, sì. Su tutte, quella che potrebbe essere la proposta di Cosmo Giancaspro, ovviamente allora, con tutti i condizionali del caso, perché certo. In questo momento sono voci, indiscrezioni, non c'è alcuna conferma, e parlavi di una possibile cessione di credito. Ecco, se fosse di cosa cessione si tratta, di credito, sì. Non sappiamo questo credito da che cosa derivi, da una operazione commerciale, perché sembra che sembra scontato che questo credito non derivi da un'operazione effettuata nell'ambito della società, Bari, sì. Quindi al di fuori della società. Che cosa può essere? Può derivare dalla cessione di un immobile, può derivare da un credito verso clienti per operazioni commerciali fatte da un'altra società, può derivare dalla cessione di una partecipazione di un'altra società, non abbiamo la minima idea. Ora, francamente, la cessione del credito, a mio parere, non apporterebbe nessuna liquidità alla società. E invece la società ha bisogno di liquidità perché deve pagare immediatamente deve far fronte a tanti impegni, poi vedremo pure qualche altro problema relativo alle scadenze. È una procedura alla fine corretta che può passare. Ora, se lo statuto della società prevede questa possibilità, può essere legittima, però spetterà oggi agli amministratori, quindi ai tre consiglieri che sono rimasti, cioè i consiglieri sono cinque, uno è il presidente, però il presidente dovrebbe essere fuori dalla posizione votazione, sì, particolare, perché sarebbe in conflitto di interessi, perché il consiglio di amministrazione deve decidere su una sua posizione, una sua dichiarazione. Degli altri quattro, uno è il vicepresidente Pellegrini, che si è dimesso recentemente. Gli altri tre, fortunatamente, sono tutti e tre avvocati, quindi abbiamo la garanzia che la loro decisione seguirà sicuramente i canoni della legittimità. Peraltro c'è anche il collegio sindacale che dovrà dire dovrà la sua, vigilare sì, su quanto sta vigilando accadendo. E dare questa anche l'ok a questa operazione. Tendo conto che c'è anche il socio di minoranza Gianluca Pavaresa che potrebbe impugnare qualsiasi certo, decisione possa poi certo, essere certo. Venga presa. La decisione può essere impugnata da chiunque. Cioè, il primo interessato, se non ritenere ovviamente opportuno. Il primo interessato è il socio di minoranza, però diciamo il discorso è anche questo. Il Bari forse è stato un po' dimenticato. Come società di calcio non è una società esclusivamente privata e di esclusiva proprietà di uno o più soggetti. È una società che ha tanti aspetti che sconfinano nel sociale, quasi nel pubblico, perché possiamo definirlo quasi un bene pubblico. Rappresenta, le società di calcio rappresentano la città. Quindi non si può pensare che sia come una società privata di esclusiva proprietà del proprietario che può decidere tutto quello. Il proprietario è sempre il proprietario, quello che finanzia, che ci mette il capitale, però deve tener conto anche dell'opinione pubblica, anche perché poi, diciamo la verità, i tifosi puntualmente sono chiamati ad andare allo stadio, a pagare il biglietto, a pagare l'abbonamento, a dare l'entusiasmo, poi i dirigenti si lamentano se il pubblico è freddo. Allora, il pubblico non può essere trattato e preso in considerazione soltanto quando serve. Il pubblico deve essere coltivato per arrivare a 40.000 spettatori bisogna coltivarli. Torniamo sulla mancanza di chiarezza e del rispetto che è mancato soprattutto in tutta questa stagione. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristiano, sono Mauro Giovanni, saluto a te e l'ospite. Ciao, buon pomeriggio. Cristiano, il fatto che il Matarrese ha lasciato il Bari è anche colpa della politica, perché Matarrese meritava rispetto, non devono piangere tutta la città di Bari. Grazie. In realtà ora stiamo anche tornando un po' indietro con il tempo, ovvero ricorderai anche le tante critiche ricevute dall'allora presidente Vincenzo Matarrese. Bisogna dire che poi
negli ultimi anni le cose non sono migliorate, perché ogni anno purtroppo ci ritroviamo in condizioni analoghe, con sempre affanni, punti di penalizzazione, squadra a Sì. rischio di iscrizione al Non, campionato. esatto, non dimentichiamo che appunto nel giro Due di anni fa abbiamo vissuto la tre stessa anni, identica sì, 3 anni situazione. abbiamo avuto 17 punti di penalizzazione per mancanza degli adempimenti finanziari, come si sta verificando, perché noi, voglio ricordare, rischiamo di avere altri punti di Eh sì, penalizzazione, perché noi abbiamo, sarebbe in questo momento forse il male minore, però il sì, Bari rischia di sicuramente, partire comunque con una corposa perché penalizzazione. avremmo, se sono vere le voci che circolano sul mancato pagamento dei contributi Al già momento conferme ritenuti, non ne abbiamo, quindi no, potrebbe, sì, potrebbero essere, potrebbero se esserci. così fosse sarebbero 2 punti. Poi un altro punto potrebbe aggiungersi per la questione della fideiussione. La fideiussione, secondo sempre le voci che circolano in città, è stata rilasciata da una società che non è compresa tra le 12 riconosciute dalla federazione. Non è un male irrisolvibile questo, è sanabile perché la federazione consentirà di trovare una di queste 12 e ripetere l'operazione e L'operazione, quindi certo. presentare se una di queste 12 poi garantirà per la solvibilità. Comunque, tutta questa operazione dovrebbe costare un altro punto di penalizzazione. In ogni caso si sì, il rischio di partire comunque con Se una penalizzazione partiamo, corposa, sì, se partiamo. purtroppo. Ci auguriamo di sì. Abbiamo sì, un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno. Ciao, buon Ad pomeriggio. entrambi. Ciao. Senta, non avete preso in considerazione un'azione di azionariato popolare da parte di noi tifosi? Sì, Non è, io, allora, non, io i ho tempi sentito. comunque, sì, grazie, ringrazio la signora, i tempi sono strettissimi, poi c'è questa apertura comunque, qualora non dovesse farcela né Giancaspro né Paparesa, ci sarebbero i famosi 5 giorni di tempo per eventuali terzi, per Ma magari non sì, ci sarebbe il rilevare tempo. la società, però i tempi sono davvero Allora, strettissimi. io ho sentito nei giorni scorsi di una iniziativa che è partita da alcuni tifosi della tribuna Est, mi sembra, nella quale loro volevano tassarsi di 1.000 euro a testa. Una tassazione però che potrebbe valere come anticipo di abbonamento per 1 o 2 anni. Sì. E si faceva un conto: se 400 tifosi, 4.000 tifosi riescano a dare 1.000 euro a testa, si potrebbe recuperare i famosi 4 milioni. Però c'è prima di tutto la necessità di raccogliere questi soldi in tempi brevissimi. Secondo, questi sottoscrittori dovrebbero diventare soci? Non esiste una società, anche le società spagnole nelle quali c'è l'azionariato popolare, in realtà questi azionisti popolari rappresentano una categoria a parte, che hanno un rappresentante, uno o più rappresentanti comuni, che partecipano alla vita della società, cioè nel senso che sono messi a conoscenza delle decisioni degli amministratori e Sì. dei proprietari. E comunque è una figura completamente nuova in Italia che deve essere ancora regolamentata sotto l'aspetto pratico. Diciamo che comunque al momento attuale non è praticabile Un'ipotesi perché percorribile. abbiamo 48 ore, 4 giorni, nemmeno 4 giorni di Tempi sono tempo strettissimi. per risolvere tutto. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Pronto? Sì. Buonasera, salve. Ciao, buonasera. Volevo Ciao. sapere soltanto se avete notizie in merito alla cessione delle Bari al presidente del Cluj, squadra rumena, perché si vociferava anche che oltre a questa vendita, il presidente attuale Giancaspro aveva già venduto Micaia alla Sampdoria, Galano allo Spezia e altro, insomma.
Tante grazie, salve. Grazie. In realtà al momento Non sono, sappiamo, sì, sono non voci in sappiamo. diserzione perché in questi giorni si sono davvero sentite e dette di tutti i colori. Una cosa è certa, se dovesse superare questo ostacolo il presidente Cosmo Giancaspro, per forza di cose, credo che dovrà passare la mano e cedere il pacchetto di maggioranza, magari riprendendo i discorsi con quegli imprenditori del nord con i quali comunque ha intrapreso dei rapporti in queste settimane. Certo, io Potrebbe essere una ritengo, soluzione, sì, anche, forse la soluzione anche più logica per garantire un futuro migliore al Bari. esatto, io ritengo Quindi in che questo momento faccia Giancaspro, quello che deve, metta in sicurezza il club e poi passi la mano. purtroppo probabilmente si è reso conto che la gestione del Bari al momento è insostenibile per le sue imprese, perché in realtà è un imprenditore, e quindi probabilmente si sta rendendo conto che è troppo onerosa questa gestione, e incide troppo sulla sua proprietà, e quindi probabilmente per questo ha cercato un po' il Sì, delle sponde, dei giro, partner, sì, per cercare comunque di andare avanti. anche se diciamo è difficile che ci siano dei gruppi di imprenditori a guidare una società di calcio, perché in realtà è solo il presidente Sì, l'idea poiché viene fuori comunque è all'esterno. quella di cedere la maggioranza, però, sempre in termini di voce e indiscrezioni, E purtroppo non staremo a sappiamo vedere, sì, niente, e sappiamo quindi, niente. come avete tante volte rimarcato, c'è una assoluta mancanza di comunicazione, il E che quando si comunica lo si fa sempre in un modo sì, complicato, molto non incerto, voglio incerto, dire. non si riesce Ora, mai a capire purtroppo, bene come stanno le la cose. prima conclusione è quella che la città si è allontanata dalla squadra. Non vedo cortei, non vedo proteste, cioè il Bari rischia di scomparire dalle serie professionistiche nella quiete più assoluta, il che è gravissimo, perché come giustamente dicevi, quando, se così fosse, quanto tempo ci vorrà per recuperare? Abbiamo paura Sarebbe la che fine. Tanto. ce ne voglia tantissimo. Però l'opinione pubblica, i tifosi, voglio dire, i 40.000 tifosi che spesso 2 anni fa sono andati, hanno riempito le gradinate dello stadio, sono completamente assenti. Sta andando tutto nell'indifferenza. Ecco, purtroppo non c'è nemmeno quella fazione contraria, quella dimostrazione contraria alla struttura, che comunque dà l'idea di vitalità, è proprio l'indifferenza Una più protesta assoluta. civile, Esatto. una protesta di questo tipo. Abbiamo, sì, un altro spazio pubblicitario tra poco. Ultimo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Peppino Cettura. Arrivano anche i primi messaggi sulla pagina Facebook del TV Sport. C'è Piero che ti chiede, torna sulla questione affrontata in precedenza. È consentito dalla legge presentare come garanzia per la ricapitalizzazione una cessione di un ramo d'azienda? Se lo statuto lo prevede è possibile, ma ripeto, in questo caso, che sarà al vaglio dei consiglieri di amministrazione, i quali si assumono la responsabilità di accettare o meno una proposta del genere, con tutte le conseguenze che poi comporta, in questo caso la cessione, di un ramo di azienda o di un credito per un immobile o qualsiasi cosa del genere, in realtà non apporterebbe denaro fresco. E quello invece è estremamente necessario per far fronte agli impegni che si susseguono, perché sembra che la Covisoc, sicuramente la Covisoc richiede il pagamento degli stipendi dei tesserati, però non richiede il pagamento degli stipendi dei non tesserati, che sarebbero gli immediati Sì. amministrativi, gli steward, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe esserci un debito nei confronti di queste categorie che inevitabilmente potrebbero essere state messe in secondo ordine per far fronte agli impegni che costano punti di penalizzazione. Possiamo immaginare, non abbiamo la minima idea. Comunque occorre denaro fresco e io ritengo che
Gli amministratori hanno una grandissima responsabilità certo. nel decidere questo. Peraltro, dicevo, col conflitto di interessi il presidente non potrà partecipare al voto. Sarà presente al consiglio di amministrazione? Non sappiamo. O sarà presente e si asterrà? Teoricamente anche la sola presenza potrebbe essere un po' così, potrebbe influenzare anche la decisione degli amministratori, degli altri amministratori che potrebbero anche avere, non so, qualche problema a discutere così di fronte al presidente. Non situazione sappiamo, vedremo. È una situazione estremamente delicata. Ci ha chiesto di intervenire, lo ospitiamo volentieri, Alessandro Di Vicelli, in collegamento telefonico con noi, tifoso del Bari, ma anche ex rappresentante della Curva Nord. Ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao Cristian, buonasera. Ciao. Un saluto anche al dottor Acertura. Condivido assolutamente quello che è l'ultima parte che ha detto il dottore prima della pubblicità sulla sì. questione della tifoseria. È anche vero che noi siamo lacerati da tutti i problemi che la tifoseria e questa squadra ha subito negli ultimi anni. A parte gli anni di Conte e Ventura, venivamo da 8 anni di Serie B devastanti, passati nell'anonimato e sempre salvati nelle ultime giornate di campionato. Abbiamo avuto la stagione fallimentare che ci ha fatto un po' riprendere fiato. L'avvento di Paparesta è stato anche possibile grazie a quella stagione incredibile, però questa carica si è esaurita sia con la gestione di Paparesta e in questa situazione incerta che c'è intorno a questa società attuale. Però è anche vero che l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale, la politica in generale, cosa fa per il Bari? Mi chiedo. Cioè, io sai che sono anche critico a volte con i tifosi, perché poi quando si tratta di scendere in campo, questo è un altro... a parte andare a Roma in 15.000 e in 1.000-2.000 di media in tutte le trasferte, questa tifoseria dovrebbe fare qualcosa anche fuori dal campo e forse è arrivato il momento che dimostriamo di avere anche questo spessore, però ci vuole anche l'aiuto di tante componenti. La situazione è davvero paradossale, perché il termine giusto è la situazione sta passando in totale anonimato. E questo no, è vero, con il rischio di non vedere più calcio, certo, di un certo tipo a parte. Vi posso garantire che negli ambienti della tifoseria organizzata questo anonimato non c'è, anzi c'è fermento e preoccupazione. Però la città deve rispondere, deve sostenere anche chi, come i ragazzi della Curva, si impegnano ogni giorno per il bene di questa città che è la nostra scuola di calcio. Quindi tutte le componenti devono unirsi e devono far qualcosa per eventualmente anche per sostenere questa società, perché è vero che ci sono stati degli errori particolari e anche gravi di gestione. Sì, Alessandro, è stata la loro mancata comunicazione che poi ha portato diversi equivoci. È evidente, che sono stati fatti degli errori, però è anche vero che a questo presidente non gli possiamo dire che i soldi non li ha messi, perché i soldi pare che li abbia messi e li metta ancora, quindi bisogna smuovere un po' le acque. Avrebbe potuto magari manifestare il momento di difficoltà così da venire incontro. La mia preoccupazione è anche quella dell'assenza totale della politica, quindi mi chiedo se si possa invitare proprio in trasmissione il sindaco, lo stesso presidente della regione, che sicuramente hanno gli elementi per creare un po' di fermento intorno a questa situazione. Un saluto a tutti. Grazie, grazie ad Alessandro Di Vicelli. Un aspetto comunque da sottolineare, questo comunque della anche mancata partecipazione da parte dell'istituzione, un problema così importante. Allora, ricordiamo che gli enti pubblici hanno dei problemi colossali in questo periodo, quindi stornare delle risorse è impensabile per una società di calcio.
privata, è impensabile. E il sindaco De Caro comunque si è interessato nei limiti del possibile, perché abbiamo letto recentemente che ha incontrato il presidente, si è sentito e l'ha dichiarato lui stesso di aver avuto delle assicurazioni sulla conclusione positiva di questa vicenda. E che altro deve fare il sindaco? Non può, né, ripeto, è pensabile che le amministrazioni pubbliche in questo momento possano destinare un euro di risorse. Raccolta anche un po' di imprenditori, cercare comunque di far fronte comune e salvare la società. Vedremo. Un po' di movimento. In ogni caso sì, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Ciao Cristian, sono Leo Damiani. Ciao Leo, buon pomeriggio. Ciao Leo. Dottor Accettura, ciao. Che io ho il piacere di conoscere. Ciao, senza. Parlo, scusami, in questo momento vorrei Antonucci che sia il garante di un'operazione che propongo. Io sono il figlio di Nicola Damiani, ex sindaco di Bari, 1956. Dottor Accettura, questo lo sa, l'avete detto. Lo ricordo, sì. Mio padre non chiama nessuno, prima di chiamare De Palo, il ginecologo, chiama il migliore commerciante, il migliore imprenditore di Bari, e posso fare dei nomi, degli uomini che hanno fatto grande questa città, Borrelli, Micucci. Io posso solamente ringraziare nel 1956, è questo che fa il sindaco. Dottor Accettura, questo lo sa. Li ha citati. Non è che vada già a Castro. Gianni. Chiamo i migliori imprenditori di Bari, provincia della Puglia. Ci sono dei nomi, non li voglio fare, ma li conosciamo tutti. I loro prodotti stanno sui banchi dei supermercati. Mi viene in mente quelli di Asco e Satriani. Sarmi, per esempio, per gli autostrade, che ha preso delle sponsorizzate Pescara, mi viene in mente Livella, mi viene in mente Amenduni, mi viene in mente tanti nomi. Allora, parlo così naturalmente, il ruolo di Emiliano e di De Caro, a mio parere, e noi tifosi insieme, insieme alla dottor Accettura, garantisti, rappresentanti dal dottor Antonucci, ecco perché non mi piacciono le frasi forse organizzate. Che cosa parlo, che cosa dicono? Area fritta, noi siamo, bisogna essere concreti. Allora, Giancarlo non ce la fa, il sindaco, insieme al presidente della regione, se amiamo questa città, che ha una storia, ripeto, insieme e garantiti con la garanzia, con la rappresentanza del più grande dei tifosi, il dottor Gianni Antonucci. Leo, grazie. Dovrebbe muoversi in questo senso. Grazie per il tuo intervento. Sì. Ricordiamoci che il presidente Gian Caspro in realtà non ha mai detto che non ce l'ha fatta. Non ha mai richiesto aiuto. Esatto, sì. Perché se avesse detto un mese fa, sono due mesi fa, di difficoltà, esatto, confessando di trovare una soluzione, avrebbe potuto innescare tutto un procedimento, ma lui non ha mai detto di essere in difficoltà, ha sempre detto che andava tutto bene, poi ci siamo trovati con i punti di penalizzazione perché non erano stati effettuati i pagamenti e anche oggi non sappiamo come va. Quindi come può un'autorità assumere un'iniziativa che può sembrare un'intrusione in una realtà privata? Se il presidente avesse detto a suo tempo, ma già 3 mesi fa, guardate, la situazione è questa, le spese sono tante, il mio programma triennale è saltato, è andato a farsi benedire, non riesco a stare dietro, a mantenere gli impegni, chiedo aiuto alle persone di buona volontà. Se avesse fatto questo proclama non sarebbero successe tante cose, tanti avvenimenti che si sono verificati, probabilmente ci sarebbe stato il tempo per tentare qualche altra soluzione. Non sappiamo. Adesso manca la prova. Non ci resta che attendere quello che accadrà nel pomeriggio, con la speranza che davvero tutto possa volgere per il meglio. Speriamo, perché il Bari non ha avuto mai una situazione così drammatica in 120 anni circa di storia. Quindi speriamo di non essere noi i testimoni di questo
bruttissimo momento. Speriamo di no. Grazie a Peppino Cettura, commercialista e collaboratore di Bari nel Pallone. Ovviamente vi terremo aggiornati nel corso della giornata sulle nostre pagine Facebook, Telebari e il TV Sport, ma anche nel corso del nostro TG serale. Con il TV Sport invece ci ritroviamo domani, sempre alle 14.30.